un giorno ci cogli Gabriele tra corpo e mente reggendo. Oggi, come da suggerimento di molti di voi, proporrò una serie di esercizi per i muscoli addominali. Nella mia proposta seguirò una scaletta didattica che andrà dal semplice al complesso, prendendo prima in esame gli esercizi che effettivamente potrete fare in questo periodo di quarantena e poi proponendo anche esercizi più complessi che potrete effettuare solo una volta che tornerete in palestra. Il primo esercizio è senz'altro il plank, che è un esercizio globale di stabilizzazione anche per i muscoli posturali, ma con il sedere che è più alto del cingolo scapolo medale e l'addome che in corrispondenza della espirazione si retrae, stabilizza il tronco grazie all'azione dei muscoli addominali. In questo esercizio io propongo il minimo 20 soffi in tenuta per almeno 5 volte. Come sempre, dopo i 20 soffi in tenuta è sempre bene non recuperare in maniera imprecisata, ma aggiungendo l'utile al dilettevole. Sempre il solito scivolamento. Lo scivolamento è un esercizio cardine a livello posturale. Ribalta la cifosi dorsale a cui siamo costretti durante la giornata. Ogni 20 soffi in tenuta fate almeno 20 respirazioni di scivolamento. Una proposta più complessa è questa: mentre sto in tenuta spingo una gamba e poi l'altra, alternare le spinte. Da una base di 10 spinte per gamba fate sempre in maniera alternata e con il sedere sopra l'anca fino a una posizione di recupero in scivolamento. Questi esercizi vanno fatti sempre alternati, fasi attive e fasi passive, fasi di attivazione muscolare e fasi di sbloccaggio articolare. 20 soffi in tenuta per 5 volte, per chi può anche 20 spinte per 10 per gamba, 20 in totale, sempre alternate allo scivolamento. Dopo questo, attivazione degli obliqui, fianco sinistro, gamba sinistra avanti, stazioni isometriche con il sedere che sta in linea, una linea obliqua che va dalle spalle, il sedere e i talloni, sempre fianco sinistro, gamba sinistra avanti, il braccio destro in tenuta per attivare i muscoli obliqui e principalmente gli obliqui dell'addome insieme ai muscoli posturali. Anche qui 20 soffi in tenuta e 20 spinte. Dopo 20 soffi in tenuta anche 20 spinte isotoniche, stazione isometrica, spinte isotoniche, 20 più 20. Ogni 20 più 20 allungo il braccio sempre rispetto della cervicale, prendo la caviglia e stiro la gamba a terra, protesa avanti, non appoggiata a terra ma protesa per attivare gli adduttori. Mentre gli adduttori si contraggono per tenere la gamba alta, i fasci anteriori della coscia destra li stiro. Qui almeno 5 serie. 5 serie fatte di 20 stazioni, 20 soffi in stazione isometrica più 20 spinte e 20 respirazioni di stiramento in questa maniera. Gamba sinistra protesa, gamba destra che tira dietro. Stessa cosa naturalmente sul fianco destro. Molti sbagliano, fianco destro, gamba destra avanti, così come sul fianco sinistro, gamba sinistra avanti. Gamba destra avanti fa lavorare gli adduttori della gamba posteriore e gli abduttori della gamba anteriore. Sempre il solito discorso, 20 soffi in isometria più 20 spinte in isotonica, il tutto per 5 serie. Ciascuna serie si compone anche dello stiramento dei posteriori della coscia sinistra attivando gli adduttori della coscia destra. Ora, il cardine del lavoro sui muscoli addominali, l'attivazione del trasverso dell'addome. Il trasverso dell'addome è un muscolo che si attacca dietro sulle vertebre lombari, in basso sul pube e in alto sulle coste. Con quello controlaterale crea pressione a livello addominale. Oltre in questo periodo l'esercizio principe per restringere il giro vita,
oltre che essere il muscolo più importante per stabilizzare il rachide lombare. Bisogna imparare ad espirare. Espirando retraiamo l'addome, riempio e carico la fionda, soffio e la faccia va dentro, riempi, riempi. Questo, oltre a restringere il giro vita, qui dobbiamo fare un discorso anche dal punto di vista alimentare, lo farò. Per assurdo, se io smetto di lavorare sugli addominali, ma tolgo i carboidrati nella fascia secondaria della giornata, cioè dalle 5 in poi, a me mi scappa fuori gli addominali. Mi raccomando, carboidrati solo fino alle 5 di pomeriggio, massimo dopo le 5 di pomeriggio una fetta di pane. Cerchiamo di mangiare più volte durante la giornata, colazione libera, spuntino a metà mattina, carboidrati e verdure a pranzo, spuntino a metà pomeriggio, proteine e verdure a cena. Se andate a letto tardi, anche un po' di frutta secca verso le 10 la sera. Tutto accompagnato da lipidi, lipidi. Due bicchieri d'acqua, meglio se con limone, sia di colazione, sia di pranzo e sia di cena. Poi bevete il più possibile. Questo discorso connesso all'alimentazione completa il lavoro sugli addominali. Questo era un inciso che ho voluto fare. Dopo l'esercizio hardware per l'addome che attiva il trasverso, su questo tipo di retrazione ci possiamo inserire tutti gli esercizi che vogliamo. Prima quelli blandi, gamba alta, i muscoli della coscia facendo un lavoro di trazione del bacino verso l'alto, farebbero antevertere il bacino. Io con gli addominali prendo il pube, lo tiro all'indietro, lo retroverto e lo stabilizzo. Mentre spingo il tronco in alto, devo ricordarmi di retrarre l'addome. Soffio, soffio, soffio. In corrispondenza della spinta avviene il soffio. Bisogna cercare l'intensità del lavoro. Anche qui, ogni 10 spinte cambio gamba. Esercizio più facciamo almeno 5 serie per gamba. 10 spinte, 5 serie per gamba. Dopo ogni serie allungo l'iliopsoas famoso che è emerso anche nei video precedenti. Il sistema addominale lavora l'iliopsoas. Questo iliopsoas è un muscolo posturalmente delicato. Se lo traggo mi stringe il bacino in anteversione e quindi il rachide soffre. Dopo ogni serie addominale, testa appoggiata, tiro bene, stiro l'iliopsoas di destra e di sinistra. Terzo esercizio, il primo era la retrazione dell'addome, il secondo spinta a gamba singola, terzo esercizio spinta a gamba doppia. Come vedete, rachide sempre in appoggio, le gambe vorrebbero portare il bacino in anteversione. Voi mai questo lavoro qui, soffre la schiena. Si può fare a un livello di intensità maggiore e controbilanciando. Ora limitiamoci agli esercizi base. Gamba alta, zona lombare a terra, su questa posizione spingo per almeno 20 volte, soffio, soffio, salgo il tronco, soffio e retraggo l'addome. Ogni 20 spinte rimaniamo almeno 10 respirazioni per lato stirando l'iliopsoas. Terzo esercizio, spingo in tre tempi e lavoro anche sugli obliqui. Spingo al centro e vo laterale, spingo al centro e controlaterale, centro, destra, centro, sinistra, centro, destra, centro, sinistra. Oltre a quello posso porre anche le spinte, spinte continuative verso destra, massimo 20, e poi spinte continuative verso sinistra. Massimo 20, il tutto ricordandosi di tenere la zona lombare appoggiata a terra, ok? Il fuoco ha come controbilanciamento al calore anche la scottatura, non bisogna mai scottarsi. Gli addominali sono muscoli più importanti per prevenire il mal di schiena, ma se si fanno male lo fanno venire. Attenzione nel lavoro sugli addominali. Salendo con la complessità degli esercizi, si può mettere un pallone tra le gambe e sempre o la spinta singola centrale o la spinta singola laterale sia a destra.
che a sinistra, o la spinta in tre tempi, centro, destra, centro, sinistra, spingo e alterno le spinte. Ricordatevi, ogni serie da almeno 20 spinte di allungare, allungare. Non abbiate furia nell'attivazione degli addominali, pena insorgenza del mal di schiena, soprattutto in questo periodo in cui siamo più fragili. Ora bisogna fare il mantenimento. Il miglioramento lo faremo una volta e torneremo in palestra. Salendo la complessità degli esercizi, mettiamo la schiena in scarico, lavoriamo le ginocchia che devono arrivare sempre sopra l'anca, perché il regime lavoro degli addominali arriva sempre dalla orizzontale in su. Fino all'orizzontale l'addominale non lavora, lavora solo la coscia. Per attivare gli addominali deve lavorare dall'orizzontale in su. Quindi salire bene, Tommy parti, in un tempo, frenare e scendere in due tempi. Gli addominali lavorare senza traumatismo. A un secondo livello di lavoro portiamo le gambe tese o semiflesse sopra l'anca. Sali sempre in un tempo, scendi in due tempi. Gli addominali lavorano in frenata quando si scende giù verso il basso. A un terzo livello di lavoro la schiena lavora in scarico completo e poi sporta le gambe sopra, verticalmente sopra la testa. Verticalmente sopra la testa. Questi esercizi non sono facilmente riproducibili fuori dall'ambiente palestra, quindi metteteli in atto solo se trovate fonti sicure e siete sicuri di voi stessi. Altro tipo di proposta è la rondella, però c'ha un gran lavoro a livello addominale da una stazione orizzontale, che saliamo su verso l'alto, però è molto delicato da un punto di vista lombare. Quindi a questo fatelo solo se siete sicuri di quello che fate. E comunque, in ogni caso, a fine allenamento, sempre scaricare la lombare, perché gli addominali, ripeto, sono muscoli più importanti per prevenire il mal di schiena, ma se fate male lo fanno venire. Qui si scarica lo sciatico di destra e si allunga l'ilio psoas di sinistra. Poi torno su e cambio. Decontraggo lo sciatico di sinistra e allungo l'ilio psoas di destra. Il tutto con le mani a fianchi o più intenso, stabilizzando anche il dorso con le mani dietro la testa, spingendo i gomiti indietro. Ok? Un saluto da Gabriele Cicogni, tra corpo e mente reggendo. Prossimamente proporrò altri tipi di esercizi per affrontare bene questa quarantena. Arrivederci.